Ma che cos'è l'immaginario? Noi diamo per scontato di sapere che cosa sia l'immaginario. D'altronde è qualcosa che gli esseri umani fanno. Gli esseri umani aprono gli occhi e immaginano. Ma già questa cosa ci dovrebbe far riflettere. Nel senso che senza gli esseri umani non ci sarebbe l'immaginario. Quindi già è qualcosa di particolare l'immaginario. Perché è qualcosa che dipende dalla nostra esistenza. Quindi, e non dalla nostra esistenza in quanto corpi. Voi capite, c'è un sacco di corpi in giro che non immaginano, che si limitano a fare quello che fanno i corpi. Che cosa fanno i corpi? Sostanzialmente il ciclo di Krebs, il metabolismo, si riproducono, cercano di durare il più lungo possibile e poi decadono e passano al compost e poi... Questo è quello che fa un corpo. Cosa fa un corpo? Quindi metabolismo e riproduzione. E noi invece come esseri umani facciamo qualcosa che i corpi non fanno. Per esempio immaginiamo. Allora, questa cosa già è unica. Attenzione, magari lo fanno anche certi animali che sono simili a noi, eh? Quindi questo non sto tirando la riga della distinzione tra esseri umani e il resto del mondo. Può darsi che i cani, i gatti, anche loro un po' immaginino. Può darsi che le scimmie, anche loro un po' immaginino. Però sicuramente ci sono tantissimi organismi che non immaginano. Ci sono tantissime cose che non immagina, cioè immaginare richiede colui che immagina. Immaginare richiede un soggetto. E i soggetti sono qualche cosa che a un certo punto compare nella storia del mondo, non ci sono sempre stati. Voi capite, se noi andassimo indietro di 380 milioni di anni fa, prima della rivoluzione della fauna di Ediacara, nel Cambriano, nell'era primaria, l'epoca dei trilobiti, prima di questa data la Terra è stata popolata sostanzialmente per un paio di miliardi di anni da che cosa? Dai batteri anaerobi, che sono quelli che hanno prodotto l'ossigeno. Oggi se noi respiriamo è perché per 2 miliardi di anni i batteri anaerobi hanno continuato a produrre come sostanza di scarto l'ossigeno. Allora gli andava benissimo l'anidride carbonica, erano felicissimi di vivere su un pianeta senza ossigeno e con tantissima anidride carbonica. Poi si sono sostanzialmente autoeliminati producendo una quantità di ossigeno spaventosa che li ha uccisi tutti e oggi sopravvivono soltanto in qualche cuneta del terreno, la polvere, per esempio il batterio del tetano è un residuo di questi 2 miliardi di batteri che vivevano senza ossigeno. Infatti come facciamo a uccidere il batterio del tetano? Con l'acqua ossigenata, che per questi batteri è veleno. Noi oggi facciamo la cosa contraria, abbiamo una terra piena di ossigeno e la riempiamo di anidride carbonica e quindi facciamo esattamente l'operazione opposta a quella fatta dai batteri, una cosa curiosa, ma lasciamo perdere questa cosa. Quindi dicevo, però sicuramente i batteri non immaginano, nessuno pensa che i batteri immaginino. Quindi noi siamo dei soggetti, il soggetto è caratterizzato da una serie di cose, tra cui l'immaginazione è appunto una di questi fattori essenziali. I soggetti immaginano, vogliono, noi vogliamo. Un ghiacciaio, per esempio, è una cosa bellissima, ma non vuole, fa quello che fa. Anche una pianta è una cosa bellissima, ma non vuole, cresce. Capite? Già è diversa dal ghiacciaio, perché cresce, però non vuole. Noi non pensiamo che una pianta voglia crescere, voglia distruggermi il muretto. Non penso che la mia... Io c'ho una casa in campagna, c'è una pianta di glicine bellissima che mi ha distrutto un muretto. E io per amore della pianta di glicine l'ho lasciato che mi tirasse giù il muretto. Però non penso che, vedi, questa pianta ha voluto distruggere il muretto. No, la pianta è cresciuta. Quindi noi vogliamo, noi immaginiamo. Immaginare richiede la capacità, e questa è una cosa che è stata la grande scoperta dei filosofi, proprio dei filosofi greci, di Platone. È stata la grande scoperta di Platone, non dei presocratici. È stata la grande, anche se poi vedremo, se avremo tempo, parleremo male di Platone. Che io lo vedo come l'arcinemico della filosofia, come Nietzsche. Io condivido l'idea di Nietzsche secondo cui Platone è un vigliacco della filosofia. Vedremo perché. Però Platone introduce la possibilità della immaginazione. Perché? Perché introduce la possibilità del non essere. Perché dico la possibilità del non essere? Perché quando voi immaginate qualcosa che potrebbe non essere. Anzi, di solito immaginare vuol proprio dire in qualche modo avere una relazione con qualcosa di possibile, cioè che non esiste. E questa cosa qui è straordinaria,
È incredibile, perché se noi per un attimo togliamo gli esseri umani o le scimmie, insomma, diciamo, creature che in qualche maniera reputiamo essere soggetti come noi, se noi li togliamo dall'equazione, beh, tutto è esattamente ciò che è. Quindi voi immaginate, supponiamo che noi siamo l'unico pianeta con la vita senziente nell'universo. Arriva, come in Don't Look Up, questa storia dove arriva un asteroide che sta per distruggere la Terra e noi esseri umani, siccome siamo litigiosi, invece di far fuori l'asteroide, continuiamo a litigare tra di noi finché è troppo tardi e l'asteroide distrugge il pianeta Terra. Il pianeta Terra dove, per quanto se ne sa, è l'unico posto nell'universo dove c'è la vita senziente. Perché dico per quanto se ne sa? Ovviamente noi non abbiamo esplorato tutti i pianeti dell'universo, però sta di fatto che finora non abbiamo captato neanche la minima traccia di trasmissione radio dal resto dell'universo. Tanto che questo, citiamo un nostro Enrico Fermi, che è famoso per le scoperte che poi hanno portato alla bomba atomica, ha introdotto il paradosso di Fermi. Quanti di voi sanno cos'è il paradosso di Fermi? Appunto, Enrico Fermi guarda il cielo e dice: ma è un paradosso che ci siano miliardi di stelle con presumibilmente miliardi di pianeti e nessun altro segno di vita senziente. Si chiama il paradosso di Fermi. I nerd sono appassionatissimi. Quindi, per quanto ne sappiamo, il nostro pianeta è l'unico dove c'è la vita senziente. Poi magari scopriremo che invece siamo circondati da creature senzienti, ma per quanto ne sappiamo è l'unico. Quindi se qua cade un meteorite, sfiga incredibile, sparisce dall'universo la vita senziente. Non è soltanto per un dispiacere nostro, no? Ci fa fuori noi, no? È che potrebbe darsi che quel meteorite fa fuori l'unica volta in cui in tutta la galassia si è prodotta della vita senziente. E quindi supponiamo che succeda come in Don't Look Up, quindi torniamo indietro. Noterete quando vi racconto che continuo ad aprire parentesi, però di solito poi le chiudo tutte, quindi quando lascio una cosa in sospeso poi aspettatevi che poi ritorneremo a quel punto lì. Se si distruggesse il nostro pianeta, sparirebbe dall'universo, per quanto ne sappiamo, l'unica occasione di vita senziente. E vabbè. Quindi immaginate un universo dove ci sono solo pianeti, galassie, stelle, comete. In quell'universo lì c'è spazio per il possibile, per il non essere, per quello che le cose potrebbero essere. No. Se noi togliamo dall'equazione, se noi togliamo dall'universo i soggetti, tutto diventa esattamente solo ciò che è. Senza le persone, ogni sasso cade esattamente come dovrebbe cadere. Non c'è spazio per sarebbe potuto cadere in un altro modo. No. Avremmo potuto immaginare che non cadesse. No. Tutto è esattamente quello che è. I pianeti continuano immutabili nel loro moto siderale intorno alle loro stelle, nel nostro caso intorno alla stella Sole, esattamente nel posto dove devono essere. C'è spazio per immaginare, ma se Saturno fosse un po' più vicino a Giove? No, ogni cosa è esattamente ciò che è. Quindi senza i soggetti non c'è spazio per il possibile. Il possibile è soltanto è la possibilità del non essere. E il non essere in realtà non ha spazio nella natura, perché la natura è il dominio dell'esistente. L'esistente è il dominio di ciò che è, punto. È il motivo per cui noi non puniamo una tigre perché mangia un animale. Noi uccidiamo una tigre se mangia un uomo, ma per un altro motivo. Per lo stesso motivo per cui noi facciamo fuori il virus del vaiolo. Perché si dice che quando una tigre comincia a assaggiare la carne di un essere umano, poi le piace e va avanti e ne cerca di mangiare quanti ne può. Quindi gli indiani dicono che quando una tigre morde un essere umano bisogna ammazzarla, ma non perché la vogliamo punire, ma perché è pericolosa. Capite? Come il virus del vaiolo. Non è che noi vogliamo punire il virus del vaiolo. E così non vogliamo punire una tigre. Mentre vogliamo punire un assassino. Se io prendo un serial killer, poi lo metto in prigione. A volte c'è chi dice per rieducarlo, e qua bisognerebbe entrare in tutta la teoria del diritto, non lo faremo, a volte chi dice per punirlo. Capite? A volte chi dice per dare un esempio agli altri che non lo facciano più. Questo, cioè,
in antichità fino a delitti e delle pene, il criterio era punire uno per educarne 100. Capite? Bruciamo uno domani in piazza, così gli altri 100 che volevano fare dire le stesse cose gli passa la voglia. Dopo che hanno visto il loro amico bruciato in piazza, state tranquilli. Ma io qua non è che voglio tediare con la storia delle punizioni, cercate di vedere qual è il collegamento. Il collegamento sta nel fatto che il potere essere introduce anche il dovere essere. Il potere, il dovere. Il dovere è quello che è come le cose dovrebbero essere. Uno ammazza i bambini e uno va là e dice: guarda, non dovresti ammazzare i bambini. E per insegnartelo ti mette in prigione o ti manda alla sedia elettrica. Capite? Il dovere essere implica una realtà diversa da come sono, da com'è la realtà. In natura non c'è il dover essere. In natura gli animali non devono essere qualche cosa. In natura gli animali sono. I fenomeni naturali sono. Non devono essere e non possono essere. Allora il dover essere, il poter essere, introducono che cosa? Introducono la dimensione del soggetto. Sostanzialmente, se voi ci pensate, questo ha una ricaduta in quello che in italiano viene chiamato i verbi servili. I verbi servili sono quei verbi che di solito non hanno un'autonomia propria. Sono, infatti io dico, io voglio andare, io posso mangiare. Capite? Sono verbi che si appoggiano a un altro, sono verbi modali. I filosofi li chiamano verbi modali, indicano la modalità del verbo, di un altro verbo, e servili perché appunto sono ancillari, per dirlo in maniera elegante, sono ancillari di un altro verbo, cioè svolgono un servizio a carico di un altro verbo. Tutti questi verbi hanno la caratteristica di indicare non l'essere, non le cose come stanno, infatti in fisica non si usano, in fisica le cose sono come sono. Al massimo si usano in riferimento alle nostre conoscenze, diciamo, le galassie non dovrebbero ruotare così rapidamente come ruotano se la relatività fosse giusta. Ma questo non è un problema delle galassie, è un problema della nostra teoria attuale della relatività. Quindi tutti questi verbi indicano una possibilità che le cose stiano in un altro modo o debbano essere in un altro modo, che ancora una volta però implica che le cose potrebbero essere diverse, capite? Noi facciamo le leggi perché vorremmo che tutti fossero buoni, che non ci fossero omicidi, che non ci fossero rapitori, che non ci fossero stupri, che non ci fossero corrotti, che non ci fossero queste cose. Allora facciamo le leggi per creare le cose in un altro modo. Quindi ecco, tutto questo per dire, e qua si comincia già a vedere il collegamento con il nostro corso, si comincia a vedere che il non essere, per dirla con Platone, la scoperta del non essere, è la scoperta che sta alla base degli immaginari. E questa è l'essenza del soggetto. Cioè senza i soggetti non c'è l'immaginazione. Senza l'immaginazione non c'è come le cose dovrebbero essere. Capite? Io per dire le cose dovrebbero essere in un altro modo, ho bisogno di immaginare un mondo dove le cose potrebbero essere diverse. Dove tutti potrebbero votare, dove tutti potrebbero parlare liberamente, dove tutti potrebbero avere la loro inclinazione sessuale liberamente, capite? A un certo punto la gente, i filosofi, immaginano un altro mondo. E nel passato quest'altro mondo di solito era un mondo migliore. L'utopia, il luogo che non c'è, è un luogo migliore, ma questo luogo, capite anche qua, utopia, luogo che non c'è. C'è la negazione. Capite? Quindi la scoperta dell'immaginario, filosoficamente, la scoperta dell'esistenza di ciò che non è, la scoperta dell'esistenza del possibile. E questa scoperta dell'esistenza del possibile è quella cosa che mette in movimento il pensiero critico occidentale. Perché da lì in poi non ci si accontenta più di come le cose sono, ma si immagina come le cose potrebbero essere. E nel momento in cui la gente si comincia a immaginare come le cose potrebbero essere, ecco che le vogliono realizzare. Poi arrivano i romani e bloccano il pensiero critico per 11 secoli, quindi dobbiamo aspettare sostanzialmente
Attila prima e Carlo Magno poi, perché il pensiero critico si rimette in movimento. Io faccio sempre questo esempio. Io sono una scusatemi, concedetemi questa brevissima parentesi contro i romani. Noi siamo in una cultura dove i romani vengono sempre presentati come modello di civiltà, perché hanno costruito i ponti, le strade, gli acquedotti e cose di questo tipo. Io dico, sarà. Però se io prendo una storia del pensiero occidentale, la storia della Bagnano, 20 volumi, io ho 5 volumi mediamente sulla filosofia greca. Poi arriva l'impero romano, ho, se va bene, un capitolo, dove se va bene c'è Seneca che ha ricicciato qualcosa, c'è appena di come si chiama quell'altro, quello che ha tradotto Leucippo e Democrito, Lucrezio, due pagine, mezza pagina neanche su Cassiodoro, un riferimento a Severino Boezio, che però eravamo già in epoca, e finisce lì. Sì, magari qualcuno ogni tanto per fare massa ci butta dentro un po' che Cicerone, che però era un retro, cioè era un politico al massimo, non aveva niente. Pensiero critico, e poi dopo si ricomincia, no? Dopo si ricomincia con Giovanni Scott e Ruggine, con cose, ci sono altre 15 volumi di pensiero critico da sostanzialmente dalla scolastica medievale fino a oggi. L'impero romano per dieci secoli ha dominato il Mediterraneo, risorse infinite. Di queste risorse quante sono andate a produrre pensiero critico? Quintiliano. Sì, quintiliano. 10 secoli di storia per un quintiliano. A me sembra un po' poco. Invece, quando finisce il e perché questo? Perché sostanzialmente i romani erano contro il pensiero critico. Perché il pensiero critico, proprio per quello che abbiamo detto oggi, concependo come le cose potrebbero essere, mette in discussione il sistema di potere. L'impero romano era una dittatura. Era al massimo un'oligarchia durante la Repubblica, ma era un'oligarchia con pochissimo spazio per... E da Cesare in poi era una dittatura, punto. Cioè, era un sistema che non aveva spazio per come le cose potrebbero essere. Era un sistema che voleva che le cose fossero così e restassero così, punto. C'è un aneddoto, adesso vediamo se il nostro... che viene attribuito, io l'ho trovato in due storie diverse. Una volta attribuita ad Augusto, una volta attribuita, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, a Vespasiano. Però la storia è la stessa, quindi è probabilmente una storia verosimile, di un inventore che va dall'imperatore e gli propone una macchina che può fare il lavoro di 10 schiavi. Quindi capite? L'inventore è uno che inventa il possibile, è uno che inventa quello che non c'è ancora e lo vuole realizzare. Va dall'imperatore e dice, guarda, io ho una macchina che uno schiavo fa il lavoro di 10 schiavi. L'imperatore in una versione della storia fa ammazzare direttamente l'inventore. E nell'altra versione, credo che Augusto di solito è più nella versione di Augusto, Augusto va da questo qua e dice, guarda, io ti pago, ti compro l'invenzione, poi bruciamo il progetto e tu non ne parli più ad anima, ti pago quello che vuoi, sono imperatore, ti do un talento d'oro, la chiudiamo lì, ma non farla sapere a nessuno. Perché? Perché era chiarissimo a loro che un'invenzione che avesse modificato il rapporto di forza economico, forza lavoro, schiavi, eccetera, avrebbe modificato la struttura della realtà. Quindi l'utopia era qualcosa che i romani non vedevano bene, perché l'utopia voleva mettere in discussione l'esistente e i romani non volevano mettere in discussione l'esistente, erano conservatori, estremamente conservatori. Il conservatore è quello che si oppone alla rivoluzione, al progresso, alla realizzazione di ciò che non è ancora. Quindi questa capacità straordinaria che noi abbiamo è qualcosa che non è solo la quintessenza dell'essere umano, ciò che ci contraddistingue, distingue da ciò che non è umano, ma è anche qualcosa che è il motore del pensiero occidentale, cioè pensare come le cose potrebbero essere. E questo è l'immaginario. Quindi l'immaginario è il motore. Noi alle volte pensiamo che una cosa come l'immaginario sia una cosa, non so come dire, accessoria. Ci sono le cose serie, gli scienziati, la tecnologia, l'economia. E poi dopo ci sono quelli che si occupano dell'immaginario, no? Capite? Delle favole, dei racconti, del cinema. No, non è vero. È il contrario. L'immaginario è la fonte del cambiamento.
Se non si pensasse come le cose potrebbero essere, noi non le cambieremo mai. Saremo come gli egiziani, andremo avanti per 4.000 anni sostanzialmente ad applicare il sistema di potere degli egiziani. Anche loro, gli egiziani, grandissimi, grandi piramidi, grandi cose, grandi templi, costruisci gli obelischi, seppellisci le mummie, però pensiero critico poco, oggettivamente, tutti i geroglifici che abbiamo tradotto, non c'è un geroglifico con un pensiero critico. Forse c'è stato il momento di Akhenaton con Nefertiti, se andate a Berlino andate a dare un'occhiata al busto della regina più bella del mondo, però pensiero critico agli egiziani, antichi egiziani, sto parlando poco, cioè nei geroglifici noi non troviamo un ragionamento su come le cose potrebbero essere, troviamo soltanto ragionamenti su come le cose sono o erano state. Il re ha fatto questo, il re ha fatto quest'altro, il Nilo ha fatto questo, il Nilo ha fatto quest'altro. Gli Titi ci hanno invaso, eccetera, eccetera. I popoli del mare ci hanno distrutto i templi più belli e cose di questo tipo. Ma mai le cose potrebbero essere diverse. Questo comincia col pensiero greco. E comincia col pensiero greco perché sostanzialmente con Platone c'è questa scoperta che le cose sono ma potrebbero anche non essere. E le cose che non sono potrebbero essere. E questa è la chiave dell'immaginario, che è la chiave dell'utopia, che poi diventa anche, poi vedremo meglio, poi diventa anche il meccanismo che sta alla base delle distopie, perché la distopia è come le cose, capite, potrebbero andare male, potrebbero essere anche peggio di come sono. Allora, qui apro e chiudo una parentesi rapidissima, è curioso il fatto che sostanzialmente se noi andiamo indietro nella storia, troviamo che i vari momenti storici sono contraddistinti da due atteggiamenti diversi nei confronti di quello che il mondo potrebbe essere. A volte la gente che il mondo potrebbe essere meglio, e lo sarà, e c'è questo ottimismo, a volte la gente pensa che il mondo no, non potrebbe essere meglio, anzi il cambiamento è negativo e le cose potrebbero andare solo peggio. È curioso che nel passato, quando le cose andavano male, non sempre, perché nel declino dell'impero romano c'era questo diffuso pessimismo, ma in altri momenti c'era un diffuso ottimismo, cioè le cose vanno male ma andranno peggio. Invece oggi prevale il pessimismo. Mala tempora currunt sed peiora, cioè l'idea che le cose oggi vanno male ma in realtà andranno peggio. Climate change, a me ha colpito questa cosa, io sono del 69. Sono nato nel 69, quindi ho un vago ricordo degli anni 70, ero un bambinetto degli anni 70, no? Piccolino, però insomma me lo ricordo. In quegli anni c'era ottimismo per il futuro. Negli anni 70 c'era l'idea che il futuro sarà meglio, il futuro ci porterà delle cose straordinarie, ci saranno i robot, conquisteremo lo spazio, ci saranno i vestiti di plastica, ci saranno le cose straordinarie, tutto diverso. La gente, l'architettura, l'immaginario, costruiva il futuro. Se lo immaginava tendenzialmente, non sempre, però molti se lo immaginavano in chiave positiva. Oggi spesso il concetto di cambiamento viene visto in maniera negativa. L'esempio classico di associazione tra cambiamento negativo è climate change. Noi oggi, di default, pensiamo che se il clima cambia, cambia in peggio. Probabilmente sarà così. Attenzione, non sono un negazionista, prima che mi prendete male, perché oggi poi non si può più dire più niente. Non sono un negazionista, è sicuramente così. Ho fatto l'esempio prima che i batteri si sono fatti fuori con l'ossigeno e noi ci facciamo fuori con l'anidride carbonica, quindi non sono un negazionista. Però è curioso che automaticamente oggi, di fronte alla parola change, climate change, noi subito pensiamo va male. Uno potrebbe anche chiedersi, legittimamente, climate change delle volte non è andato così male. Quando a Torino c'era un ghiacciaio di un chilometro che veniva giù dalla Val d'Aosta e è cominciata a finire l'era glaciale, anche lì c'era un climate change. Però forse tutto sommato non è stato negativo quel climate change. Io tutto sommato non tornerei indietro a 12.800 anni fa ad avere la pianura padana riempita da un grattacielo alto un chilometro, scusatemi, da un ghiacciaio alto un chilometro, anche se è vero che ci siamo giocati mammut, è vero,
ci siamo giocati i mammut, i megateri e le tigre a dente di sciabola. È vero, senza l'era glaciale quegli animali lì non ci sono più. Però tutto sommato io sono contento col clima come ce lo siamo trovati. Io qua non voglio fare un discorso sul clima, io voglio fare un discorso culturale. Il discorso culturale è che oggi noi change, climate change è diventata una brutta parola. Cioè ha acquistato un connotato negativo. E questo per un motivo molto preciso, perché siamo come quell'imperatore di Vespasiano, come quell'imperatore romano, Vespasiano e Augusto, siamo diventati contrari al cambiamento. Siamo diventati una cultura conservatrice. Chi è il conservatore? È uno che è contrario al cambiamento. È uno che dice, a me le cose mi stanno bene come sono e non voglio che cambino. Perché? Ma il cambiamento è sempre pericoloso, ho paura, è sempre brutto, le cose andranno peggio, se cambiano, cambiano sempre in peggio. Non era mica quello che la gente pensava nel 1789, quando ha fatto la rivoluzione francese, non è mica quello che pensava Locke, quando ha proposto il trattato sulla tolleranza, ha detto noi dobbiamo fare degli stati nuovi, perché gli stati adesso, diceva Locke, sono afflitti dagli aristocratici, dalla chiesa, dai re, da questi farabutti che si sono presi il potere per mille anni e non lo mollano più. Quindi noi dobbiamo creare una società nuova, dove tutti siano liberi di parlare, di esprimersi, di votare, di avere un ruolo. Dobbiamo cambiare il mondo. E così Locke, così Rousseau, così gli illuministi, così Kant. E noi oggi invece diciamo no, il mondo va bene com'è, cambiamo il meno possibile. Non tutti, però capite, è sottile questa cosa, cioè in certe epoche la gente ha fiducia nel fatto che le cose potrebbero essere anche meglio, e quindi le immaginano meglio e le fanno. Voi qua in questo corso vedrete, non so se avete già cominciato, ditemelo, vedete molte cose sulla distopia, l'avete già cominciato a vedere. Spesso nella distopia, chi fa la distopia, quelli che dentro il film, dentro la storia, dentro il racconto vogliono fare la distopia, non è che vogliono fare un mondo brutto, vogliono fare un mondo migliore. Non so, Fahrenheit l'avete già visto con Canova? Una distopia che avete già visto con Canova? Nessuna. Fahrenheit sicuramente non l'avete visto, che è un film antico. The Village con Shyamalan, di Shyamalan, qualcuno l'ha visto? No. Qualcuno l'ha visto? Sì. Qualche cosa più recente, non so, Gattaca, è un topos molto ricorrente nella cinematografia attuale. Sto pensando se c'è stato qualche... Comunque spesso nella distopia c'è qualcuno che dice facciamo un mondo migliore, non so, controlliamo la gente geneticamente. Non so, in Black Mirror sicuramente avete visto un sacco di distopie. Non so, per esempio il meccanismo, adesso non mi ricordo il nome di quella puntata di Black Mirror, che però, la puntata sui crediti sociali, quelli dove le persone vengono giudicate sulla base di quanto buono. Questo, la gente, questo sistema, se lo inventa per dire facciamo un mondo migliore, facciamo un mondo dove chi è buono poi sarà premiato, facciamo un mondo dove chi si comporta bene poi avrà dei vantaggi, però poi diventa un incubo. Diventa un incubo, perché poi chi non rientra in questo mondo ideale, la borghesia è una distopia. La borghesia, come l'hanno inventata nel 1800, è una distopia. Cioè loro hanno detto facciamo un mondo ideale, dove la gente ha la loro casetta, il loro marito, la loro moglie, non tradisce la moglie, tutta la vita sta con la stessa persona, vogliono bene ai figli, fanno il sesso sano, quindi quello ideale. Cioè, all'inizio, dietro la borghesia, non ci sta l'idea di togliere libertà alle persone. Dietro la borghesia ci sta l'idea di fare un mondo ideale, un mondo perfetto, un mondo bello, dove tutti sono felici, dove tutti sono contenti, il papà, la mamma, i figli, nessuno tradisce, tutti contenti, tutti normali, tutti uguali. Però poi diventa una distopia. Perché? Perché il mondo non è mai possibile ingabbiarlo in un'unica realtà, e quindi tutto quello che non rientra dentro le maglie di questa realtà ideale diventa una distopia. E per cui noi poi ci abbiamo messo 100 anni nel XX secolo a liberarci dal mondo dei borghesi, tutta la cinematografia, capite, questo mondo piccolo borghese, un borghese piccolo piccolo con Alberto Sordi,
borghese è diventata una parola brutta, capite? Tu hai degli atteggiamenti borghesi, è diventato brutto, è diventata una persona di mentalità ristretta. In realtà non era di mentalità ristretta, perché a un certo punto una classe sociale ha detto: quali sono le cose belle nella vita? Queste, e bisogna vivere così. È stato un tentativo utopico. È la stessa cosa che oggi si fa con i crediti sociali, che in Cina stanno cercando di implementare realmente, e in altri paesi, e presto secondo me anche qua la cosa comincerà qualcuno a trovarla tutto sommato una buona idea. Quindi le utopie sono proprio posti che non esistono e che cominciano ad esistere perché noi abbiamo la capacità di immaginare. E quindi la capacità dell'immaginario è la porta attraverso cui ciò che non è entra nel dominio di ciò che è. È come uno Stargate. Ciò che non è ancora diventa ciò che è. Noi cerchiamo di realizzarlo. E può piacere, può non piacere. E con ciò che è, ciò che non è, si porta dietro anche un sacco di problemi. Si scontra con l'esistente. Capite? Gli animali non hanno distopia o utopia. Immaginate il mondo biologico. Ripeto, torno al mondo biologico perché è fondamentale. Il mondo biologico non ha senso per pensare a un'utopia nel mondo biologico. Perché nel mondo biologico semplicemente le cose avvengono come avvengono. Punto. Nel mondo fisico. Quindi noi abbiamo questa capacità, e questa capacità è stata scoperta sostanzialmente da Platone, ed è stato il momento di entrata del pensiero critico speculativo, dell'immaginario. In filosofia l'immaginario entra nel nostro mondo con Platone, e da lì si mette in moto. Ed ecco che i greci li inventano l'oligarchia, la democrazia, la selezione, tanti sistemi politici diversi, inventano tanti ruoli, hanno il teatro. Il teatro che cos'è? Il teatro nasce con i greci, perché? È la rappresentazione del possibile o di quello che dovrebbe essere. È la catarsi. E a questo punto però ecco che contemporaneamente con la scoperta, ecco perché dico che Platone è anche il mio nemico, con la scoperta del non essere nasce la domanda fondamentale: ma il nostro mondo esiste o è a sua volta immaginato? Viviamo in una realtà o viviamo in un costrutto? Ecco, uso un termine non platonico, uso un termine preso a prestito da un film che sostanzialmente filosoficamente è la combinazione di due filosofi, cioè Matrix, anzi di due filosofi e un matematico. Allora, ditemelo voi, Matrix, visto che qua siete tutti esperti di cinema, The Matrix 1998, fratelli Wachowski, e qui c'è la domanda fondamentale. Quando io parlo del film del 1998 dei fratelli Wachowski, devo dire che è stato diretto dai fratelli Wachowski o dalle sorelle Wachowski? Però quando l'hanno fatto erano fratelli. E se non fossero diventate sorelle, anche qua vedete c'è il possibile, e se non fossero diventate sorelle, io penso che nel 98 loro avevano il libero arbitrio. Quindi io credo che se potessi tornare indietro nel 98 io non avrei la certezza necessaria, metafisica, ontologica, nomologica. Voi sapete cos'è la parola nomologico? È una parola che ci ho messo anni a imparare. Nomologico. Tireremo fuori dopo. Comunque non avevo la certezza metafisica, ontologica, nomologica, eccetera, della necessità del loro cambio di sesso. Loro avrebbero potuto cambiare, quindi perché deve essere retroattivo il cambio di sesso? Io nel 2004 sono per la prima volta stato assunto dalla Università Ulm come ricercatore. Supponiamo che io domani decida di cambiare sesso. Voi direste che nel 2004 la Ulm ha assunto una donna o un uomo? Un uomo. E allora perché dite che nel 98 Matrix è stato diretto da due donne? Io questa cosa, la retroattività staliniana, voi sapete, era Stalin quello che diceva: cambiamo il passato per controllare il presente.
Io questa retroattività staliniana della storia non la capisco, in nome del politically correct. In realtà, cioè, la capisco benissimo, c'è un fondo di verità che ancora una volta è platonico. Qual è il fondo di verità? Perché alcuni lì in California, molti miei amici, insistono sulla retroattività del cambio di sesso delle sorelle Wachowski sui fratelli Wachowski? Perché loro dicono che le sorelle Wachowski erano sorelle anche prima di avere manifestato la loro cambio di sesso con, non so se con un cambio fisiologico o comunque col cambio del loro gender a livello sociale. Cioè, loro erano già da prima. Quindi è sostanzialmente una concezione essenzialista del genere sessuale. E però questo toglie valore al libero arbitrio delle persone. Cioè, è come se loro dicessero, le persone che insistono che nel 98 noi dobbiamo chiamare i Wachowski sorelle e non fratelli, loro insistono sul fatto che il genere sia una questione essenzialista, cioè qualcosa che è sempre stato così, che però è discutibile. E per cui la gente comincia a dire, ma noi sai cosa facciamo? Siccome i fratelli Wachowski sono diventati sorelle, una nel 2015, una nel 2019, noi retroattivamente le chiamiamo sorelle fin dall'inizio. Perché facciamo questo? Per eliminare il cambiamento. Perché così non sono mai cambiate. Cioè sì, dobbiamo cambiare un po' di voci su MDB, sulle varie enciclopedie del cinema, però in realtà il mondo non è mai cambiato, è un modo per eliminare il cambiamento dalla realtà. Il cambiamento è l'immaginario. E il cambiamento è quella cosa che Platone l'ha scoperta, ma l'ha subito negata. L'ha subito negata. Ah, scusate, c'è una parentesi che non ho ancora chiuso. Allora, film The Matrix, dei sorelle fratelli Wachowski, 1998, il primo, il più bello. Quest'anno tra l'altro c'è stato anche il quarto film della trilogia. Il quarto film della trilogia è una citazione di un libro famoso. Il quarto volume della trilogia, lei lo sa, esatto, la guida galattica dell'astrostopista, esatto, per autostoppisti, sì. Sì, io l'ho letto in inglese, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, esatto, in italiano la traduco sempre così a brettio, quando capita. Comunque, da qualche mese c'è stato il quarto film della trilogia, e nel primo film, quello del 98, vi dicevo, sostanzialmente ci sono due filosofi e un matematico. Quali sono i due filosofi e un matematico? Voi prendete questi due filosofi fondamentali per il pensiero occidentale, aggiungete un matematico, shakerate, mettete un po' di fantascienza per tenere in piedi la trama e avete The Matrix. Questi due filosofi e un matematico sono Platone, Cartesio e Lewis Carroll. Lewis Carroll, poi magari vedremo un pezzettino, per Bianconiglio. Allora, torniamo a The Matrix. The Matrix, che appunto è una distopia, presumo che l'abbiate visto più o meno tutti, o se non l'avete visto sapete più o meno la sua storia, è una distopia, le cose sono andate molto male, basata appunto su due filosofi, Platone, la caverna di Platone, Cartesio, il demone maligno, e Lewis Carroll, Bianconiglio, lo specchio, tutta questa roba qua. La ghiandola pineale di Cartesio, perfetta, quando si infilano le coppie. Abbiamo proprio è straordinariamente filosofico. Però in The Matrix appunto c'è questa domanda. Tutto questo girovagare è stato fatto perché a un certo punto io, vediamo se ve lo ricordate, ho detto uso una parola diversa da quella che avrebbe usato Platone. Costrutto è Matrix, cioè è l'immaginario costruito da The Matrix. Costrutto perché è un che di più tecnologico, perché c'è l'idea che questo non essere che noi scambiamo per il reale, che è la sostanza di cui è fatto l'immaginario, che è il motore del possibile, della realizzazione del possibile, abbiamo detto è
in quel film prodotto da delle macchine, è prodotto tecnologicamente. Allora, ovviamente in The Matrix non si parla della teoria della forma di Platone, si parla del costrutto. Il costrutto è quello che la gente scambia per la realtà. Cioè la possibilità del non essere apre la porta alla possibilità di scambiare il non essere per l'essere. Di scambiare il sogno per la realtà. L'immaginazione per ciò che è reale. Quindi, con la scoperta del possibile, Platone immediatamente sente che deve arginare il potere del possibile, perché il possibile è infinitamente più grande di ciò che è, dell'esistente. Il non essere è infinitamente più grande dell'esistente. Voi capite, noi viviamo qua su un pianeta, ma siamo circondati da miliardi di pianeti possibili. Il nostro pianeta è solo uno. Io sono uno, ma il non uno è infinito. Il non essere è infinito. È tutto ciò che non è, che è molto di più di quello che è. È il motivo per cui noi oggi siamo affascinati dal virtuale. È l'idea di poter esplorare tutto ciò che non è stato ancora, che è molto di più di ciò che è stato. Poi nel secondo tempo criticherò moltissimo questo concetto del virtuale, attenzione, poi deviamo un pochettino, saremo un po' meno metafisici e un po' più tecnologici. Però questo virtuale è il non essere, e il non essere, anche se non è, in un certo senso è molto di più di ciò che è. Le pizze che io non ho mangiato sono molto di più di quelle che io ho mangiato, anche se non le mangerò mai. Le fidanzate che non ho avuto sono molto di più delle fidanzate che ho avuto, anche se non le avrò mai. Le vite che io non ho vissuto, le mie vite possibili, anche se non le ho mai vissute, sono molte di più di quelle che ho vissuto. Quindi Platone viene preso dall'abisso del non essere. Bisogna arginare il non essere, e l'unico modo per arginare il non essere è quello di negare la realtà dell'esistente, cioè di rifiutare a priori il conflitto tra ciò che è, che esiste, non ciò che è, tra ciò che esiste e ciò che potrebbe esistere, negarlo a priori. E come fa a negare questa cosa? Con la teoria della caverna. La teoria della caverna sostanzialmente nega che l'esistente esista e riduce l'esistente a un possibile. E sostanzialmente, facendo questa operazione, dice: in realtà la realtà vera, la realtà unica, la realtà quella delle idee, la realtà del mondo iperuranio, la realtà della forma, che però non si vede mai, non ne facciamo mai esperienza. E quindi rifiuta questo meccanismo di accettare il cambiamento, rifiuta il cambiamento, rifiuta il possibile, rifiuta l'immaginario, perché si rende conto dell'abisso incredibile che apre l'immaginario, di questa vertigine di quello che potrebbe essere. Voi vi ricordate il famosissimo romanzo di Borges, la Biblioteca di Babele? Biblioteca di Babele inizia il mondo, no, la biblioteca che altri chiamano il mondo, l'incipit della Biblioteca di Babele di Borges, la biblioteca che altri chiamano il mondo è fatta di un infinito numero di stanze esagonali, tutte collegate tra di loro, ognuna che contiene lo stesso numero di libri, ogni libro contiene le infinite permutazioni di tutti i libri possibili. Quindi la Biblioteca di Babele è questo luogo fantastico, una se vogliamo una utopia epistemica. Non succede niente nella Biblioteca di Babele. Perché non succede niente? Quindi immaginate una biblioteca che contiene tutti i libri possibili. Una biblioteca del genere, è stato calcolato, avrebbe bisogno di più per essere realizzata, costruendo ogni libro con mediamente di 300 pagine, eccetera, con 2000 caratteri per pagina, è stato calcolato. Per costruirla veramente, questa biblioteca avrebbe bisogno di più atomi di quelli presenti nell'universo. Quindi questa biblioteca è possibile, ma è impossibile. È possibile, e qui spieghiamo la parola che ho detto prima, che da ricordarsi, ma è nomologicamente impossibile.
Nomologico vuol dire qualcosa che è logicamente possibile, ma è impossibile nell'universo dove noi viviamo. È un concetto interessante. La necessità nomologica è qualcosa che non è logicamente necessario, ma è necessario nel mondo in cui viviamo. Per esempio, di necessità nomologica, nel nostro universo è possibile avere una palla d'oro grande come il sole? No, non è possibile, perché se voi aveste una palla d'oro grande come il sole diventa un buco nero subito, punto. Cioè, sostanzialmente, giocando con le regole che noi ci siamo trovati qui in questo universo, ci sono certe cose che sono impossibili. Una palla d'oro grande come il sole è impossibile. Sì, la posso pensare, ma non la potrei creare. Neanche Dio la potrebbe creare nel nostro universo. Perché se la creasse, boom, immediatamente scompare. Non può essere. È impossibile il nostro universo. Quindi è una cosa che mette insieme un po' la contingenza, che è un concetto interessante. Ma lasciamo perdere questa cosa. Torniamo quindi a Platone. Quindi Platone risolve il problema del cambiamento negandolo. Li crea una vertigine, come Borges, li crea una vertigine. E perché vi dicevo nel romanzo della biblioteca di Babele non succede mai niente? Perché è già successo tutto, perché ci sono tutte le storie possibili. Un universo dove tutti i possibili fossero stati realizzati è un universo dove non potrebbe succedere più niente, perché il possibile richiede la dinamica tra essere e non essere. E questa dinamica fa venire in mente, automaticamente, un filosofo che oggi non piace quasi a nessuno, ma che piace per esempio ad un filosofo contemporaneo che è anche molto pop, come Žižek, e cioè Hegel. Tesi, antitesi, sintesi. Tesi, antitesi, sintesi. La dialettica hegeliana, questo termine che magari avrete sentito qualche volta, che poi è stata la base del pensiero marxista, che poi è stata la base di un concetto positivo del cambiamento, che noi non abbiamo più. Noi pensiamo, capite, climate change, brutto, brutto, va male. No, nell'Ottocento, ma climate change, ma forse tutto sommato, nel 1600, quando è morta la regina Elisabetta, andavamo a piedi sul Tamigi, c'era un freddo polare, c'era il Tamigi che è rimasto gelato per 3 mesi, è morta non so quanto gente di assideramento sulle rive di Londra, ma tutto sommato se venisse un po' più di caldo non sarebbe neanche male. La butto lì come battuta, attenzione, per giocare ai possibili, non è che sto difendendo l'inquinamento. Però per dire che nel 1600 non vedevano il cambiamento climatico male. Dicevano, cioè, un clima che fa schifo, se cambia magari va anche meglio. E così cambia la società, è una società terribile, tutto sommato se cambia può darsi che vada meglio. Quindi Platone nega il cambiamento. E perché nega il cambiamento? Perché dice il cambiamento, in quanto cambiamento, è un errore. Noi crediamo che il mondo cambi, ma il mondo non cambia. Addirittura è così accanito contro l'idea del cambiamento che nega anche la possibilità che noi possiamo apprendere. Voi capite, l'apprendimento è una forma di immaginario. I libri sono cose possibili, che magari sono state, qualche volta sono anche vere, però soprattutto sono cose possibili. Voi leggete i romanzi, leggete storie, sono storie possibili. La narrativa, fiction. Voi andate qua in una biblioteca, in una libreria, in un bookshop inglese, voi avete non narrative, sì, anche narrative è bello, però vedete fiction, cioè qualcosa di finto. Qualcosa che non è, voi capite, quello è il termine, invece di fiction in inglese, potrebbero mettere, sai cosa, questo è il reparto dove ci sono le cose che non sono. Quando noi leggiamo, noi cambiamo, noi diventiamo qualcosa di diverso. È il motivo per cui a un certo punto si è pensato che tutti dovessero avere la possibilità di educarsi, di leggere, perché leggendo le persone avevano la possibilità di realizzare se stesse. Cioè di diventare qualcosa di diverso da quello che erano nate, di non essere più, capite, uno è nato contadino e poi diventa, non precedente di male essere contadino, uno diventa vigile del fuoco, uno diventa scrittore, uno diventa matematico, uno scopre delle possibilità. Ed è esattamente il motivo per cui fino sostanzialmente a Napoleone, quando qualcuno nel 1700 diceva facciamo studiare tutti, i potenti dicevano siete matti.
che poi la gente non vuole più fare quello che, per cui è nata. No, 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 non facciamo studiare nessuno. Più la gente è analfabeta, meglio è, perché così la gente non metterà in discussione noi, i nostri ordini, cioè l'ordine costituito. I conservatori fino al 1780 erano contrarissimi all'educazione generale, perché dava alle persone la possibilità del possibile. Quindi vi dicevo, da un punto di vista epistemico-ontologico, Platone sente che leggere, apprendere vuol dire cambiare, vuol dire diventare altro da ciò che ero, e quindi sviluppa una teoria epistemologica, una teoria, una volta sarebbe detto gnoseologica, cioè una teoria della conoscenza, che nega che uno possa apprendere qualcosa di nuovo. Come la chiama questa teoria? La teoria amnestica, cioè del ricordo, dell'apprendimento, della conoscenza. Cioè in Platone c'è questa cosa strana, che a un certo punto lui insiste che tutti hanno già dentro tutte le idee, e che quando uno impara una cosa nuova, per esempio, gli spiego il teorema di Pitagora, non è perché lui impara una cosa nuova, lui ce l'ha sempre avuto dentro il teorema di Pitagora, però se l'era dimenticato. Allora apprendere vuol dire soltanto ricordarsi cose che si avevano già dentro. E c'è la famosa, adesso non mi ricordo qual è un dialogo famosissimo, adesso c'è un lapsus, dove appunto Socrate chiama lì uno schiavo e gli dice: sì, tu sei ignorante, sì, tu hai mai studiato? No. Tu, ma sei proprio sicuro di essere ignorante? Sì, sì, padrone, sono proprio la persona più ignorante che c'è. Allora mettiti lì, facciamo i triangoli, i rettangoli, eccetera. E poi dopo una serie di ragionamenti faraginosissimi fa dire allo schiavo: eh sì, effettivamente il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. E lui dice: vedete, vedete, lui questa cosa ce l'aveva già dentro. Perché per Platone è fondamentale che lo schiavo avesse già dentro il teorema di Pitagora? E mutatis mutandis, oggi dovremmo dire, allora quando noi nasciamo abbiamo già dentro non solo il teorema di Pitagora, abbiamo dentro anche la relatività, la meccanica quantistica, la cromodinamica, tutto, tutta la biblioteca di Babele. Ma perché per Platone era importante? Per negare il cambiamento. E tornando al nostro discorso delle sorelle, dei fratelli Wachowski, perché per alcuni oggi è importante dire che loro non hanno scelto così arbitrariamente una mattina svegliandomi: sai cosa, voglio proprio cambiare. Così come fino a ieri mi sono vestito coi jeans, da domani mai più jeans. Così come fino a ieri ho mangiato torta al cioccolato, da domani mai più torta al cioccolato, da domani soltanto torta alle fragole. Perché per Platone e per gli essenzialisti questa cosa dà fastidio? Perché, secondo me, è un problema metafisico. Cioè, le persone hanno molte, per motivi complessi che adesso qua non abbiamo tempo di investigare, una avversione al cambiamento. Perché il cambiamento mette in discussione la nostra identità. Mentre l'identità è per definizione quella cosa che non cambia. Provate a pensarci, potreste anche solo, ecco, questo è interessante, potreste anche solo immaginare di cambiare la vostra identità. Voi potreste cambiare la vostra identità sociale. Io da domani pago, come in Breaking Bad, uno per cambiare nome, cambio, e insomma, come Heisenberg, capite? Dico: voglio da domani scompaio da qua, voglio, come fu Mattia Pascal, facciamo un riferimento letterario italiano, come fu Mattia Pascal, da domani cambio identità. Allora mi pago una società sul dark internet e questi mi danno una nuova carta d'identità, vado in Brasile, vado a vivere a São Vicente, lì sono chiamato Senor Pablo qualcosa, vivo lì, una nuova identità, una nuova vita, nuovo mondo, vivo lì felice e beato. Però se facessi questo, se voi faceste questo, se domani arriva qua il pulmino di Breaking Bad con le nuove carte d'identità, con tutto per ricominciare la vostra vita in un altro modo, voi pensereste che da domani sareste un'altra persona, cioè avreste un'altra identità, o pensereste: io sono sempre la stessa persona che fino a un certo punto è stata chiamata XY a Milano, da un certo punto è stata chiamata... Cioè voi riuscite a concepirvi non ciò che siete, riuscite a concepirvi diversi da ciò che... Secondo me voi siete molto bravi a immaginare di poter essere diversi,
Nel senso di poter cambiare i capelli, tingervi, diventare, che ne so, più alti, più bassi, cioè di cambiare delle vostre proprietà accidentali. Ma riuscite a immaginare di cambiare la vostra identità profonda? No, perché voi immaginereste di essere voi stessi con caratteristiche diverse. Non riuscite a immaginare di non essere voi stessi. Analogamente, riuscireste a immaginare che ci sia un altro voi stessi in circolazione contemporaneamente? No. Cioè, l'identità è uno dei concetti più difficili della filosofia, e la caratteristica dell'identità è di non cambiare. Perché se l'identità cambia, non è più quella cosa lì. Cioè, l'identità non può cambiare, può finire, ma non può cambiare. Allora, se mi vedete aggrottare gli occhi è perché quando voi parlate con la mascherina faccio una fatica enorme a intuire quello che dite, non perché. Allora, e ripeto, io qua non voglio fare un discorso sull'identità di genere, sulla filosofia di genere e quant'altro. Quello che voglio dire è che, da un punto di vista logico, o noi consideriamo l'identità di genere come essenziale alla nostra identità, e allora non la possiamo cambiare, e allora siamo essenzialisti, però, da un punto di vista logico, non da un punto di vista culturale, da un punto di vista logico, cioè consideriamo che l'identità di genere sia una di quelle cose che io non posso cambiare, perché se le cambiassi sarei un'altra persona. Oppure noi consideriamo che il mio genere sessuale non sia, sia come il taglio dei capelli, e quindi sia qualcosa che io posso cambiare a mia piacimento. Ripeto, non difendo le due opzioni. Non do nessun valore, dico da un punto di vista logico ci sono due opzioni: o io considero che la mia identità di genere sia una di quelle cose che caratterizzano la mia identità, cioè sono quintessenziali della mia identità, e allora non le posso cambiare, perché se le cambiassi sarei un'altra persona, quindi non sono tra le cose che io posso cambiare. Oppure io considero che il mio genere sessuale sia tra quelle cose che io posso cambiare, cioè non è quintessenziale di quello che io sono. In questo caso io reputo che posso a un certo punto della mia vita arbitrariamente decidere, sai cosa? La tecnologia mi permette domani di cambiare il mio corpo, e io lo cambio esattamente come ieri sono andato dal barbiere, mi sono fatto, tagliare, che io non faccio tanto dal barbiere, quindi non è un esempio interessante, però capite, io lo faccio esattamente tanto come quando ieri sono andato dal barbiere e mi sono fatto, tagliare la barba, ecco. Io un giorno ho la barba, un giorno non ho la barba. Questo non è quintessenziale di me. Il mio genere sessuale è quintessenziale di me oppure no? Non sto dicendo che lo sia, non sto difendendo, sto dicendo ci sono due possibilità alternative. In un caso lo considero quintessenziale, in un caso non lo considero quintessenziale. In un caso lo considero, cioè, per usare il termine filosofico, accidentale. Non nel senso che è capitato per accidente, ma nel senso che, come diceva Aristotele, ci sono le essenze e ci sono gli accidenti. Gli accidenti li posso cambiare senza cambiare l'identità. L'identità non la posso cambiare, può solo finire. A un certo punto può non esserci più Riccardo Manzotti. Però, e qui la domanda, e poi ci lasciamo che siamo a mezzogiorno, poi torniamo a parlare, eccetera. La domanda è, per esempio, il vostro nome è quintessenziale di voi o no? Vi stupirà, voi di solito le persone pensano di no, che il nome non sia quintessenziale, che da domani posso chiamare Mattia Pascal e va bene uguale, e sono sempre me stesso, però solo che vengono chiamati in maniera diversa. C'è un filosofo moderno, Saul Kripke, che ha sostenuto che il legame tra nome e persona è necessario. Questo per dire che tutte le tesi sono state difese. E Saul Kripke non è un filosofo minore, è il filosofo che ha scritto Nome e necessità, Name and Necessity, ed è considerato uno dei logici più in gamba del XX secolo. Dicevo, chiarifico una cosa anche a seguito di una conversazione fatta durante la pausa, che per identità di genere non intendo l'identità biologica. Questo credevo che fosse chiaro, ma lo sottolineo per renderlo ancora più esplicito. Ma lasciamo perdere questo argomento, perché sennò ci assorbirebbe completamente, ci sono ancora molte cose da dire. Quindi, riassumendo, alle radici degli immaginari ci sta la capacità del soggetto di essere in relazione col non essere. Col non essere come la possibilità di ciò che non è. E questa cosa abbiamo detto che ha le sue origini nel pensiero
in Platone. E ovviamente anche nel rapporto dialettico tra due autori precedenti, ma poi qui ci perderemo, non voglio fare storia della filosofia, io ovviamente scelgo arbitrariamente degli autori per la loro preminenza più che per la loro, diciamo così, perfetta corrispondenza storiografica nell'ambito della filosofia, che richiederebbe ovviamente un altro tipo di approccio e di tempo a disposizione, ovviamente la contrapposizione tra Parmenide e Eraclito, la contrapposizione tra ciò che è e non può non essere, ricordate il punto di partenza di Parmenide, ciò che è e non può non essere, quindi la negazione del cambiamento, e ovviamente invece la concezione del divenire di Eraclito. E anche lì è interessante il fatto che il cambiamento fosse visto da tutti come più difficile da capire della concezione di Parmenide, che invece è totalmente contraria alla nostra esperienza. Noi viviamo nel cambiamento, la nostra vita è fatta di cambiamento, noi siamo nella misura in cui cambiamo. Noi non potremmo esistere, non possiamo concepire la nostra esistenza, il Dasein, l'esserci, se non come un continuo cambiamento. Noi siamo nella misura in cui continuamente siamo qualcosa di diverso. Infatti, in tempi più recenti, il pensiero è stato definito come un flusso. E il flusso è una metafora del cambiamento. Il flusso è qualcosa che cambia, che fluisce, che è nel tempo, per sua definizione. Non potete avere il flusso. Lo stream of consciousness di James Joyce e quant'altro è qualcosa che fluisce. Il pensiero fluisce, quindi la nostra essenza è il cambiamento. E possiamo dire che tutto il pensiero occidentale proprio cerca di risolvere questo rapporto tra ciò che è e ciò che non è, tra l'essere e il divenire. La scienza, con Galileo, nasce quando Galileo, nel Saggiatore, nel 1623, nega il cambiamento. Come, dite voi, Galileo nega il cambiamento? Galileo non era stato quello che aveva fatto la teoria della velocità, che è una forma di cambiamento? No, Galileo nasce dicendo il grande libro della natura è scritto in caratteri che sono numeri, grandezze, figure, cioè qualcosa che non cambia. E noi oggi, in qualche maniera, abbiamo una versione moderna della teoria della forma di Platone che non a caso chiamiamo teoria della informazione. In trattino formazione. Cioè non è un caso che oggi noi vediamo come modello della realtà il digitale, che per sua definizione è fatto di cifre, cioè di numeri, e i numeri non cambiano. Cioè cambiano il contenuto delle variabili, ma i numeri in quanto tali sono sempre gli stessi. Un fisico moderno nel 1984 ha scritto un famosissimo libro dal titolo It from Bit, che è un titolo platonico, così come era platonico l'incipit con cui Galileo, a cui facevo riferimento prima, dà inizio alla scienza moderna. Così come platonica l'idea che il mondo sia definito da leggi fisiche immutabili. Voi capite, nel mondo, per la scienza moderna, cos'è che non cambia mai? Cos'è che è sottratto al cambiamento? Le leggi della fisica. La posizione dei pianeti cambia, ma la legge di gravità, che sappiamo tutti, quella di Newton, è stata diciamo superata dallo spazio-tempo, Einstein, Minkowski, eccetera, ma usiamo la legge di gravità di Newton per non complicarci la vita. La legge di Newton, della gravità, nell'ipotesi che sia quella giusta, non lo è, lo sappiamo, ma la legge di gravità di Einstein-Minkowski, nell'ipotesi che sia quella giusta, cambia? No, è sottratta al cambiamento. L'equazione di Schrödinger, per tornare a Breaking Bad, Heisenberg e compagnia, l'equazione di Schrödinger, se è quella giusta, cambia? No, resta sempre uguale. L'equazione di Schrödinger è l'entrata del trascendente nell'immanente. Oh, che parole difficili. Che cos'è la contrapposizione tra trascendente e immanente? Il trascendente è ciò che è e che non esiste. L'immanente è ciò che esiste e che non è. Cioè,
tornando a Platone, tornando a noi, all'immaginare, Platone quando ci dice, guardate, il mondo che noi, in cui noi crediamo di vivere è il mondo del cambiamento, e proprio perché il mondo del cambiamento è un mondo irreale, è irreale perché il cambiamento è il mondo di ciò che non è. Se qualcosa cambia vuol dire che non esiste, e se non esiste vuol dire che non è mai stato, che non è. E infatti la famosa mito della caverna ci racconta proprio questo, ci dice guardate, la realtà che voi pensavate che fosse il mondo non è nient'altro che un'ombra gettata da dei simulacri, delle statue, che vengono portati da delle persone dietro delle fiamme, dietro la luce riflessa del sole, ci sono varie versioni. Cioè, ombra di ombra. E l'ombra è il simbolo di qualcosa che non esiste. L'ombra è la negazione, è uno spazio negativo. È qualcosa che non c'è. È qualcosa che noi sappiamo che esiste perché vediamo la luce intorno. Noi non vediamo le ombre, noi vediamo la luce intorno alle ombre. C'è un filosofo italiano molto famoso, vivente, Achille Varzi, che insieme a un altro filosofo italiano, che però lavora in Francia, Roberto Casate, hanno scritto un famoso libro sui buchi. I buchi esistono o non esistono? Il buco non esiste, quello che esiste è quello che ci sta intorno al buco. I buchi del formaggio esistono o non esistono? Il buco è una non esistenza che viene fatta esistere da una esistenza. Quindi, in maniera analoga, voi capite, abbiamo sempre questo scontro dialettico. E sostanzialmente Platone, col mito della caverna, ci dice la realtà è un costrutto. È un costrutto che cos'è? Un'ombra cinese. Le ombre cinesi portano al cinema, portano alla realtà virtuale, portano alla proiezione, portano alla concezione occidentale di come noi facciamo esperienza del mondo esterno. Secondo, diciamo così, la concezione prevalente tuttora nel mondo occidentale, noi non vediamo il mondo esterno per quello che è. Noi vediamo un'ombra del mondo esterno. Noi vediamo un costrutto creato dal nostro cervello del mondo esterno. Vediamo un'immagine del mondo esterno. Anil Seth. Chi è Anil Seth? Anil Seth è un mio amico, alla mia età. Abbiamo fatto dei lavori insieme. Adesso lui lavora, è il direttore del Centro di Scienze Cognitive e di Ricerche sulla Coscienza dell'Università del Sussex. E quest'anno è famoso perché il suo libro è stato il libro di saggio di contenuto scientifico più letto negli ultimi 2 mesi, quindi complimenti al mio amico. Questo non è stato ancora tradotto in italiano, si intitola Being You, essere tu, ed è un lui è un neuroscienziato, non ha fatto il filosofo come me, lui ha fatto un neuroscienziato, e in questo libro lui sostiene sostanzialmente quello che sosteneva Platone in chiave neurologica. Quindi questo ve lo dico perché poi la gente dice ma tu parli sempre di Platone. No, parliamo invece di quello che succede oggi, che però guarda caso ripropone con parole nuove, costrutto invece di forma, immagini prodotte dal cervello, adesso vedremo meglio, invece di ombre della caverna, ripropone esattamente lo stesso schema concettuale. Ecco. Un occhio. Perché l'occhio? Perché l'occhio è il simbolo del rapporto tra noi e il mondo. L'occhio è anche questa cosa da cui, secondo gli antichi greci, uscivano, non entrava la luce, ma uscivano queste, non so oggi come le potremmo chiamare, queste propaggini. C'era questa teoria secondo cui la percezione non era ricevere passivamente la luce dall'esterno, ma era al contrario una luce interiore che dall'interno della persona illuminava il mondo. Cioè, la teoria di Empedocle era non che la luce entra dentro l'occhio, che la luce a quell'epoca nessuno pensava che esistesse, perché chi ha mai visto un raggio di luce? Ancora adesso, tra parentesi, ve la dico, la luce è invisibile.
Questo vi può sembrare strano, è strano, no? La luce è invisibile, come la luce è invisibile? La luce è invisibile, vi do due dimostrazioni del fatto che la luce è invisibile. Allora, la prima cosa, voi di notte guardate il cielo stellato, la vedete la luce? No, vedete le stelle, ma tra una stella e l'altra cosa c'è? Buio e pesto, tra una stella e l'altra c'è una quantità di luce incredibile, e non la vedete, è invisibile. Voi vedete soltanto gli oggetti che producono luce, come una stella, come una lampadina, ma non vedete la luce in quanto tale, anche perché se voi vedeste la luce, non vedreste nient'altro, perché la luce è sempre tra noi e gli oggetti esterni, capite? Se voi vedeste la luce, se voi veramente vedeste la luce, voi non vedreste nient'altro. E questa è una cosa su cui si riflette raramente, ma che però pone problemi non da poco ai neuroscienziati e alle teorie della visione in generale. E ha a che fare con noi, voi vi occupate di cinema, il cinema sostanzialmente, l'immagine classica del cinema, abbiamo il proiettore antico, magari quello dei fratelli Taviani, eccetera, oppure quello moderno, che proietta questi raggi di luce, noi li vediamo, e in realtà non vediamo i raggi di luce, noi vediamo le particelle di fumo o di polvere che galleggiano nella sala cinematografica e che sono colpite da un raggio di luce. Noi non vediamo fisicamente, anche quando voi vedete i raggi crepuscolari, vedete i raggi di luce, vedete il sole al tramonto, vedete i raggi di luce, voi non vedete i raggi di luce, voi vedete una zona del cielo che è illuminata, ma il raggio di luce che va da quel punto del cielo al vostro occhio voi non lo vedete mai. Se lo vedeste non vedreste il punto illuminato. Quindi per quanto sia strano, la luce è invisibile. Lei non è convinta. Lei la vedo che non è convinta, dice questa cosa della luce che è invisibile, ma... No, vediamo, perché non è convinta? Ah, un'altra cosa, no, sembrate che avesse un'obiezione all'invisibilità della luce. Io credo che voi dovreste avere delle obiezioni a questa cosa. Perché attenzione, perché adesso ve ne dico un'altra grossa, però ancora un attimo. Quindi, questo libro... Vedete, c'è anche un David Byrne, quello dei Talking Heads, che gli ha scritto la frasetta, quindi. E parla di ciò che noi siamo, o che potremmo essere, in chiave scientifica. E come simbolo del nostro essere ci mette l'occhio. Ah, tra parentesi, una cosa, scusate, questa non riesco a non dirvela. Ancora oggi, quando voi dicono la luce, che quando uno guarda dentro l'occhio vede la luce, la luce degli occhi, questa cosa qua, se uno la va a scavare bene, risale ad Empedocle. Risale, cioè all'idea quando non si credeva che ci fosse la luce fuori, che entrasse negli occhi, ma si credeva che ci fosse la luce dentro, la luce dell'anima che illuminava il mondo. Poi la gente diceva, sì, ma allora perché di notte non ci si vede? C'erano dei problemi, la teoria effettivamente aveva dei problemi empirici. Così come la gente diceva, ma... Se quando guardo gli oggetti molto molto lontani, una montagna, come fa la luce dal mio occhio ad arrivare fino là e poi tornare? Effettivamente la teoria non funzionava benissimo. Però quest'idea aveva un fondo di verità. Un fondo di verità che viene messo in discussione sostanzialmente qui in Italia quando viene prodotta la teoria moderna dell'immagine. Qui attenzione, perché la giornata di oggi si chiuderà cercando di collegare l'essere e il non essere di Platone, l'utopia e la distopia, con quello che è, come posso dire, the stuff possibilities made of, la materia di cui è fatta il possibile, cioè di cosa è fatto l'immaginario, qual è il mattone di cui è fatto l'immaginario? L'immagine. Qual è la parola che noi abbiamo in italiano per identificare ciò di cui, di che cosa si compone l'immaginario? Di immagini. Quando io immagino, che cosa produco? Delle immagini. Quando io vedo il mondo, che cosa vedo? Delle immagini. Ma che cos'è un'immagine? Dove nasce quest'idea dell'immagine? Che, ripeto, è la materia di cui è fatta la non materia, è la materia di cui
non è fatto il mondo. Adesso attenzione, perché qui salteranno fuori delle cose che secondo me sono abbastanza interessanti. Allora, piccolissima parentesi storica. Nel momento in cui, dopo Platone, Aristotele, e poi dopo i Greci, e poi i Romani no, perché loro non si pongono il problema, perché loro hanno l'imperatore, gli dice quello che devono fare, problemi non ce n'è. Loro vivono un ordine, l'ordine esistenziale dei Romani è tutt'uno con la realtà. Non hanno, si vede anche dal loro sistema numerico, cioè un popolo con poca fantasia. Ma poi dopo, nel Medioevo, già li cominciano a farsi di funghi, qualche cosa, già lo vediamo nei codici miniati, arrivano i popoli del nord, cominciano a comparire i draghi, tutta una serie di cose interessanti. Cominciano a creare delle immagini non reali. Comincia a crearsi questa domanda. E questa domanda, ripeto, era già stata posta in periodo ellenistico, tardo ellenistico, si ripropone nel Medioevo. E la gente dice, ci deve essere qualche cosa che fa da tramite tra il mondo e noi. Questo qualche cosa è il medium, è il mezzo. È lo speculum, è l'immagine. A un certo punto tagliamo, qui ci sarebbero tantissime cose entrare, non le faremo, arriviamo direttamente all'inventore sostanzialmente la teoria della visione che ancora oggi sostanzialmente si insegna nelle scuole, cioè il Brunelleschi. Perché il Brunelleschi? Perché il Brunelleschi introduce la teoria per inventare la prospettiva, l'architetto. Per inventare la prospettiva lui si deve appoggiare su una teoria della visione. E perché si deve appoggiare su una teoria della visione? Perché lui vuole realizzare dei dipinti che siano verosimiglianti, ma non verosimiglianti così come è verosimigliante l'oggetto esterno, ma verosimiglianti nel senso dell'esperienza delle persone. Quindi sostanzialmente il Brunelleschi, vediamo, di solito trovo subito al volo un'immaginetta che spiega tutto. Brunelleschi, okay. Piramide visiva, lo sapete tutti, ma quindi vado veloce. Eccolo qua, questa va benissimo, questa è perfetta. Il Brunelleschi fa il suo primo dipinto del Battistero di San Giovanni, che all'epoca i fiorentini avevano così tanta memoria storica che pensavano fosse un tempio di Marte costruito in epoca romana. È curioso, questa cosa che nel 1409 i fiorentini non avessero la memoria storica di quello successo 70 anni prima con Arnolfo di Cambio e altri. È curiosa questa cosa, ci fa pensare, ci fa riflettere, ma lasciamo perdere questo dettaglio. Comunque lui la fa, Brunelleschi lo fa, e prendendo per buona l'aneddotico, il racconto aneddotico che ne dà il Vasari, la fa vedere ai suoi amici fiorentini, lì dice, guarda, ho fatto una nuova tecnica per rappresentare il mondo, vedi, è proprio così, ho inventato la prospettiva. Quelli la guardano e dicono, ma non ci sembra mica un granché, è tutto storto. Allora il Brunelleschi capisce che la gente doveva essere aiutata a percepire le cose secondo una particolare modalità visiva. E si inventa tutto questo marchingegno che voi avrete visto mille volte, avrete sentito mille volte nella storia dell'arte e quant'altro. Cioè si inventa un meccanismo dove c'è uno specchio, anzi no, dove c'è uno specchio che lui tiene in mano, dove c'è il suo disegno e chiede all'osservatore di mettersi dietro il suo disegno. Non di guardare il suo disegno prospettico direttamente, ma di mettersi alle spalle del suo disegno prospettico, dentro il quale è stato praticato un foro, e di guardare l'immagine riflessa di questo disegno sullo specchio. In questo modo il Brunelleschi cosa fa? In questo modo il Brunelleschi non fa altro che costringere la persona a far funzionare il suo sistema visivo in un certo modo,
è fisso, è rigido, non può spostare l'occhio, non può girare intorno all'oggetto, non può girare intorno al suo dipinto. Quindi sostanzialmente io qua delle volte quando faccio i corsi al primo anno butto lì una battuta, inventa la televisione. Cioè inventa la modalità cinematografica o televisiva dello spettatore che sta fermo, che lo mettete lì nella sala al buio o a casa sul divano o oggi con un caschetto in realtà virtuale e non si muove più rispetto all'immagine che gli viene proiettata davanti agli occhi. Questo non è il modo naturale con cui noi percepiamo la realtà. E infatti è il motivo per cui le persone nel 1409, quando Brunelleschi per la prima volta le ha fatto vedere il suo bel disegno di San Giovanni, gli dicevano: ma a me non mi sembra bello. Perché? Perché loro la prima cosa che facevano, i fiorentini nel 1409, prendevano in mano il suo disegno, lo spostavano. E dicevano: no, guarda, non è vero che è come il battistero, perché se io lo sposto, non si sposta. Non è un ologramma, non è vero. Cosa ci dici, Brunelleschi? Allora Brunelleschi, per far funzionare la prospettiva, ha dovuto introdurre una teoria del soggetto percepente. E facendo questa cosa, il Brunelleschi ha inventato sostanzialmente l'immagine. Cioè, da lì in poi, la gente, lui l'ha spiegato, anche Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, l'hanno scritto, l'hanno raccontato, l'hanno disegnato tantissime volte. Questa qui, la piramide visiva, vedete, la piramide che va dall'oggetto fino all'occhio del soggetto, è stata disegnata tantissime volte e ha convinto tutti, ecco, prendiamo questo disegno per esempio, ha convinto tutti, prendiamo il Dürer, ci sono delle suoi bellissimi, Dürer prospettiva, qualche anno dopo, ma pazienza, ecco vedete anche il Dürer, ecco prendiamo questo, bellissimo. E convince tutto il mondo occidentale, voi vedete qui abbiamo a sinistra, no a destra in questo caso, l'osservatore che è l'artista, che tiene l'occhio vicinissimo a questo piccolo regolo, perché deve tenere l'occhio fisso. Vediamo c'è una... scusatemi, c'è qualcuno che sta... No. Ok, credo che qualcuno da casa stesse cercando di... Ah, non è condiviso, ero convinto di averlo condiviso. Chiedo scusa per la gente a casa, è stato un errore improvvido. Mio? Ok, a casa lo vedete adesso, quindi chiedo scusa, vabbè, non abbiamo visto tanto, abbiamo visto il disegno del Brunelleschi. E quindi qua noi vediamo a destra l'osservatore, cioè in questo caso il disegnatore tiene l'occhio vicino a questo regolo, lo vedete questo regolo piantato qui sul tavolo, perché? Perché deve essere fisso, perché deve bloccare l'occhio in una precisa posizione nello spazio. E a destra abbiamo la modella che rappresenta l'oggetto, e in mezzo che cosa abbiamo? Abbiamo una griglia. E la griglia che cosa rappresenta? Rappresenta quello che da lì in poi diventa il mezzo. Cioè la gente da lì in poi si è abituata a pensare che noi non vediamo la realtà, non vediamo la modella, ma quello che vediamo è questa cosa che sta tra la modella e noi. Perché? Perché la modella è là e noi siamo qua. E qualcosa deve venire dalla modella a noi. Qualcosa deve spostarsi dalla modella per arrivare ed entrare dentro il nostro occhio. E vedete qua in basso il disegnatore che riproduce qualcosa che è la griglia, che non è più la modella. Sì, il suo obiettivo è fare un ritratto della modella, ma la sua attenzione in realtà non si rivolge più alla modella in quanto tale, ma la modella in quanto sezione della piramide visiva, la modella in quanto immagine proiettata a metà strada tra lui e la piramide visiva. Scusatemi, tra lui e il corpo della modella. Quindi, vedete, lui qua di fatto non sta riproducendo la modella, sta riproducendo la proiezione della modella sulla piramide visiva, che è stata messa lì in mezzo, fisicamente. È una griglia fatta con fili, a volte è una griglia metallica, per essere ancora più rigida. Van Gogh, che uno non si aspetterebbe che utilizzi questo tipo di strumenti, nelle sue lettere a Theo racconta che quando lui andava sulla marina lì in Olanda si portava dietro una griglia così per fare i paesaggi e si lamentava che questa griglia, essendo fatta di legno ottone, quindi ci immaginiamo un oggetto abbastanza pesante, fosse faticosa da portare in giro. Chiedeva al fratello Theo: dammi dei soldi per comprarne una più leggera, che io
faccio fatica a portarmi in giro queste. Van Gogh, capite, è uno che sembra che dipinga così, in realtà anche per dire fino all'Ottocento, quindi ha avuto un impatto enorme questa cosa, cioè il medium è diventato la reificazione dell'immagine e tutti noi ci siamo abituati a pensare che la nostra esperienza della realtà sia un'esperienza di ombre platoniche, dove le ombre platoniche sono i media, sono le immagini, che però non sono, perché se fossero sarebbero un oggetto. Allora, l'immagine in realtà non esiste. Io qua ovviamente adesso dirò delle cose e so che le dico in totale contraddizione con il resto del corso, eh? Quindi San Giorgio, il Rettore, sono tutti consapevoli della mia posizione, d'altronde i filosofi se non hanno delle posizioni originali, che filosofi sono? Quindi le immagini però, che quindi sono state storicamente inventate per spiegare come noi, come la realtà raggiunga noi, e che tuttora sono al centro della spiegazione scientifica. Vedete, perché vi ho fatto vedere la copertina di Anil Seth? Perché quando lui deve spiegare come noi facciamo esperienza del mondo, ci mette l'occhio. E l'occhio è il punto di entrata della piramide visiva del Brunelleschi. Capite? Non è un caso che... Ecco, anche questa è bellissima. Ops. Vediamo, ecco, questo è bellissimo. Guardate questo disegno qua. Apri immagine. Guardate questo disegno qua. Non so da quale trattato sia stato estratto. Vedete, c'è l'oggetto esterno, il cubo, ma poi c'è la proiezione del cubo su questa cosa su cui si appoggia l'osservatore, che è la televisione, che è lo schermo del computer, che è l'idea dell'immagine digitale. È il mondo virtuale, è l'idea che tra noi e il mondo c'è sempre qualche cosa. E cos'è questa cosa? La chiamiamo immagine. La chiamiamo immagine, scusate una battuta che non fa ridere, per mancanza di immaginazione. Cioè la chiamiamo immagine tautologicamente. È quella cosa che ci serve a fare da immagine. Ma le immagini esistono. Le immagini. Chi ha mai visto un'immagine? E io qua sostengo, curiosamente, che le immagini non esistono, non solo, che nessuno ha mai visto un'immagine. Adesso, per vedere se questa mia affermazione ha consistenza, vi sfido, vi chiedo, fatemi vedere un'immagine. Voi credo che... Io li vedo, non vedo un'immagine, io li vedo un schermo, che è un oggetto fisico, su cui è proiettata, su cui è proiettata della luce. E questa luce ha delle variazioni che sicuramente sono gradevoli da vedere, però non è un'immagine, è un oggetto fisico illuminato. Non diversamente, per esempio, dal pavimento. Se voi guardate il pavimento, io vedo delle variazioni di luce sul pavimento, delle ombre. Quella è un'immagine vostra? No. Cioè, diventa un'immagine nel momento in cui io convenzionalmente, per esempio, faccio le ombre cinesi e dico questa è l'immagine, supponendo che ci sia una luce, un proiettore, dico questa è l'immagine di uno che vola. Però fino a un attimo prima era solo l'ombra di due mani. I quadri sono immagini? No, sono degli oggetti piatti. È un oggetto il quadro. Il punto è che se l'immagine fosse quella cosa, vedete, l'immagine in realtà, ragioniamo, questo porta, non sono soltanto io che sono un po', diciamo così, particolare, questo problema nella filosofia si chiama il problema del regresso infinito, questo ve lo dico per dirvi che non è solo Manzotti che ha delle teorie particolari. Perché il regresso infinito? Ve lo spiego subito. Prendete questo esempio che per caso mi si è materializzato. Voi vedete un cubo, il cubo è l'oggetto, il Signore vede il cubo direttamente? No, vede l'immagine del cubo, secondo questo modello di percezione che va dal Brunelleschi ad Anil Seth.
l'immagine del cubo, voi vedete qua, è ancora esterna al suo corpo. Quindi se io per vedere il cubo devo vedere un'immagine del cubo, non posso vedere un oggetto esterno. Vuol dire che io vedo un'immagine, che non è mai l'oggetto esterno, ma qualche cosa che arriva a me. Cioè non è mai abbastanza vicina, ci vorrebbe sempre un'immagine intermedia. Quindi il regresso è infinito, ci vorrebbe sempre un'immagine per vedere l'immagine. Il cinema, se l'immagine è quella cosa che mi permette di vedere una cosa, allora vuol dire che l'immagine non può essere una cosa, perché se fosse una cosa io avrei bisogno di un'ulteriore immagine per vedere quella cosa che è l'immagine. È un po' arzigogolato, ma se ci pensate funziona. Cioè se io non vedo voi, ma vedo un'immagine di voi, beh, questa immagine non può essere voi, deve essere una cosa diversa da voi. L'immagine è quella cosa che mi permette di vedere voi. Ma allora già c'è un problema grosso, il problema platonico e cartesiano dello scetticismo radicale. Allora non vedo mai la realtà, ma vedo solo immagini. E allora però le immagini diventano la realtà. Allora cadiamo nel problema di Matrix. Ma chi ha mai visto un'immagine? Ripeto, sì, nei libri di storia dell'arte abbiamo visto tante immagini, cioè hanno chiamato i quadri immagini, ma i quadri non sono immagini, i quadri sono oggetti fisici che col tempo per esempio si decompongono. Sulle televisioni, sui computer ci sono immagini? No, anche questi sono oggetti fisici. Se non ci fossero le persone, ci sarebbero le immagini. Io credo di no. Io credo che le immagini non ci sono neanche con le persone, ma questo lasciamolo perdere. Vi faccio un altro esempio che a me affascina abbastanza. Per esempio, questo è un cellulare. Un po' vecchiotto. Però ha già il Face ID. Face ID è quella tecnologia che permette di riconoscere il mio volto. Quando me lo metto davanti, il computer, il cellulare si apre. Il cellulare mi vede. Secondo voi il cellulare mi vede? No. Ho bisogno, per spiegare quello che succede, di introdurre il concetto di immagine che va dal mio viso al cellulare? No. È un legame causale tra un processore, un computer, un software e un volto. Da nessuna parte trovo l'immagine nella descrizione. Sì, la posso utilizzare così, metaforicamente, antropomorficamente. È una specie di animismo che faccio attribuendo al cellulare delle immagini. Ma vi faccio un'altra domanda. Quando il cellulare è spento, qui dentro ci sono tutte le fotografie da quando l'ho comprato, quindi più o meno dal 2018, ci sono delle immagini in questo momento dentro questo cellulare? Se io non accendo il suo schermo, ci sono delle immagini? Io direi di no, ci sono dei numeri, non delle immagini. Capite? Se io fisicamente prendo questo cellulare e lo rompo, ci guardo dentro, trovo delle immagini? No, trovo dei numeri, in realtà trovo dei livelli di elettricità che, usati nelle opportune condizioni, possono pilotare uno schermo televisivo che produce delle cose che, se ci sono davanti delle persone, guardano quelle immagini e dicono: ah, che bel tramonto, ah, come stavo bene lì al ristorante, ah, che bella cosa. Però noi abbiamo mai trovato una immagine lungo la strada? Noi abbiamo trovato delle figure, cioè degli oggetti piatti con variazioni di colore. Lo schermo televisivo è una figura piatta con delle variazioni di colore. Queste figure, il cinema, la televisione, la realtà virtuale, il metaverso, quando interagiscono con un essere umano, li fanno fare esperienza di cose. E allora noi, per spiegare il fatto che facciamo esperienza di queste cose, ci inventiamo la nozione di immagine. Però le immagini sono immagini di per sé? Solo un filosofo, l'ha detto in un contesto completamente diverso, però lo cito perché sarebbe bello approfondire questa cosa, ma oggi non lo possiamo fare, Bergson, quando in Materia e Memoria, nel, se mi ricordo l'anno esatto, John Lapsus parla di
immagine in sé. È l'unico caso, o se vogliamo gli idealisti puri. Quindi qual è il problema qua? Che l'immagine viene introdotta come possibilità di dare sostanza all'immaginario, di dare sostanza a ciò che non è. Infatti molti di noi pensano, per esempio, che il sogno, che è il paradigma classico di una dimensione non reale, possa essere arbitrariamente costruito. Adesso vi faccio una domanda però sul sogno, quindi prendiamo il sogno come esempio paradigmatico di immagine pura, e già vi faccio però notare una differenza, che già qua c'è un problema: se l'immagine è qualcosa di psicologico o qualcosa di come posso dire, di formale, ontologico. Cioè il sogno è una cosa molto intima, molto psicologica, ma su questo poi magari dirò qualcosa dopo. Ma prendiamo in considerazione il sogno. Bene, domanda. Avete mai sognato un colore che non esiste? No. Avete mai sognato, non so, le architetture lovecraftiane, i mondi iperdimensionali di Lovecraft e cose come... No. Io credo di no. La letteratura sul sogno, tutti i resoconti verbali delle persone, c'è gente che è andata avanti a costruire dei database sui sogni delle persone, di milioni di sogni. Se uno li va a vedere, dice: avete visto delle cose incredibili? No, ho sognato mia mamma, ho sognato i miei amici, ho sognato che facevo l'amore in cima a un grattacielo, però tutte cose che sono sostanzialmente ricombinazione dell'esistente. Cioè, quello che si trova è che i sogni sostanzialmente stanno al processo arbitrario di creazione del non essere, come l'Arcimboldo, il Giuseppe Arcimboldi, sta al processo artistico. Cioè, il sogno sembra funzionare in questo modo. Voi capite come fa Giuseppe Arcimboldi a fare una faccia? Prende una pera, due mele, dei ravanelli, un cavolfiore, li mette nelle opportune condizioni e fa una faccia. Ricombina, non crea ex novo. Questo, su questo ci sarebbe molto più da dire, ma ve lo butto lì perché ci pone degli interrogativi sull'effettiva, come posso dire, sul potere dell'immaginario. Cioè l'immaginario sembra intrinsecamente limitato a essere una ricombinazione del possibile. Questo è interessante, potremmo, per tornare a quel termine difficile che vi ho introdotto nella prima parte, interrogarci se sia un limite nomologico o un limite metafisico. Però sicuramente è qualcosa che ci dice qualcosa di profondo sull'immaginario, cioè che l'immaginario è vincolato dal reale. Quindi anche questo ci fa riflettere sul rapporto tra l'immaginario e la realtà, tra ciò che c'è e ciò che potrebbe essere. E ci fa riflettere sulla natura delle immagini. Quindi torno sul punto precedente. Quindi le immagini, intese come sostanza di cui è fatta, di cui è fatto l'immaginario, sono... Le ha mai viste qualcuno? Qualcuno ha mai visto un'immagine? E su questa cosa si potrebbe discutere, e ci sono persone come me che risponderebbero in maniera negativa. Cioè che direbbero: l'immagine è soltanto un artefatto culturale che a un certo punto le persone si sono inventate per reificare il modello della percezione che da Brunelleschi in poi è stato sostanzialmente preso per buono. Capite? Il modello del Brunelleschi, ecco qua si vede meglio forse di quell'altro, è questa idea secondo cui noi non vediamo l'immagine. Vi faccio un'altra domanda interessante. Secondo voi, sugli specchi, torniamo anche qua a Matrix, Lewis Carroll, parlando di specchi, sugli specchi ci sono delle immagini? Sì, no? Quanti pensano che sugli specchi ci siano un'immagine? Coraggioso, mi piace lui perché è coraggioso. Gli altri non pensano che sugli specchi ci sia un'immagine? Quando vi dicono che sullo specchio si vede l'immagine riflessa sinistra-destra, non vi dicono che sullo specchio c'è un'immagine e però è ribaltata? Eh?
che cosa vi stanno dicendo? Di solito io lo interpreto in quel senso lì. E che sullo specchio voi vedete ribaltati sinistra e destra. Cosa vedete? Ribaltato? Cosa vedete se non vedete un'immagine? In realtà sullo specchio, cioè per caso anche per caso, mi è venuto in mente tanto che un piccolo specchietto da viaggio, un piccolo specchietto da viaggio, su cui voi potete pensare che sia un'immagine. Adesso io tengo così e chiedo a lei col maglione color senape, che cosa vede? Io lo tengo fermo, cerco di stare più fermo che posso. Cosa vede? La parete. La parete. Ok, allora lo inclina appena così, inquadra voi. Adesso cosa vede? Ok, quindi vede la camicia di Francesco, la camicia a scacchi di Francesco. Ok, adesso chiedo invece alla ragazza col maglione bianco, lei che cosa vede? Una prova di vista è questa. Vede Gregorio, il ragazzo lì con il cappello. Benissimo, adesso chiedo invece a lei con la camicia a scacchi, lei cosa vede? Anche qui è una prova di vista un po'. Vede, le piastrelle è un pezzo di sede. Cioè, quindi, su questo specchio c'è un'immagine o infinite immagini? Capite? In questo momento ognuno di voi ha dato una risposta diversa. La risposta, in realtà, la risposta scientifica, non una filosofica, è che sullo specchio non c'è nessuna immagine. Ma lo specchio modifica la geometria dei raggi luminosi. E modificando la geometria dei raggi luminosi, voi percepite parti diverse della stanza. Non diversamente da quello che percepite direttamente con gli occhi, solo che di solito quando guardate il mondo i raggi luminosi vanno solo dritti, dall'oggetto al vostro occhio. Quando c'è lo specchio i raggi luminosi rimbalzano e diventano un doppio segmento. Questa variazione della geometria fa sì che voi percepiate un pezzo di mondo qua in una maniera strana. Perché voi di solito siete abituati a pensare che quando percepite un pezzo di mondo, se voi camminate in quella direzione lo raggiungete. Invece, quando voi percepite attraverso lo specchio un pezzo di mondo, voi per raggiungerlo dovreste fare un percorso più, dovreste arrivare fino a qua, poi rimbalzare e procedere in quella direzione. Però in realtà sullo specchio non c'è nessuna immagine. Non di più di quanto non ci sia un'immagine, per esempio, sui vostri occhiali. Chi di voi ha un paio di occhiali? Anch'io ce li ho oggi da sole. Se uno si mette un paio di occhiali potrebbe dire sulla lente sicuramente c'è la sezione della piramide visiva, c'è un punto in cui i raggi luminosi da lì arrivano fino qua, attraversano la lente. E attenzione, non è una cosa banale attraversare la lente, perché la luce rallenta mentre sta attraversando la lente, quindi non è una cosa semplicissima, eh? E non vi dico com'è complicata la spiegazione del perché la luce rallenta quando attraversa un pezzo di vetro. Complicatissimo. Però rallenta e dopodiché procede e raggiunge il vostro occhio. Quindi sicuramente c'è un senso fisico in cui la luce, in un certo senso, si ferma per un attimo sulla lente. Un attimo così breve e impercettibile che per noi, ma misurabile, i fisici lo misurano benissimo. E dicono la luce ha perso tot millisecondi per passare attraverso la lente. Ma sulla lente non c'è nessuna immagine. E quindi, tornando a prima, con le immagini è un po' lo stesso discorso che ho fatto con la luce. Cioè, se noi vedessimo delle immagini del mondo, noi non vedremmo il mondo. Perché vedremmo soltanto delle immagini. Le immagini sarebbero opache al mondo. Allora c'è un quadro che io chiedo sempre quando faccio l'esame, ecco, questo per svegliare le persone a 20 minuti dalla fine della lezione. Il trucco è dire questo lo chiedo all'esame e le persone, le ultime riserve di zucchero che avevano prima di pensare le spendono, dico ok, è l'ultima cosa che sento. Poi è un quadro. Adesso vi faccio la domanda prima: voi avete presente il quadro La condizione umana di Magritte? Quanti l'hanno?
Vedete, è un quadro su un quadro. È un'immagine su un'immagine. Ecco. È un'immagine su un'immagine. Io ho detto che per me le immagini non esistono, quindi per me è un quadro su un quadro. Però uno potrebbe dire, uno che crede nelle immagini, che è un'immagine di un'immagine. E vedete, anche qua è interessante, c'è questa cosa della riflessività. Cioè le immagini, una volta che uno ammette la possibilità dell'immagine, l'immagine è sempre l'immagine di qualche cosa. Così come il nostro pensiero è sempre il pensiero di qualche cosa. Così come la riflessione di uno specchio è sempre la riflessione di qualche cosa. Come chiamiamo il nostro pensiero? Spesso riflettere. Noi quando diciamo pensiamo, noi diciamo sto riflettendo. E riflettere da dove l'abbiamo preso? Dallo specchio. Perché? Perché il nostro pensiero è sempre il pensiero del mondo. Perché la nostra immagine del mondo, cioè la nostra mente immagine del mondo, è sempre in relazione col mondo. E quindi ecco che a questo punto, da un lato, si sottolinea il fatto che l'immaginario è sempre l'immaginario del possibile, cioè del reale, cioè non ha una sua consistenza autonoma. Uno non potrebbe avere, capite, un immaginario puro. Vi faccio un esempio, io vi chiedo, cosa state pensando? Chiediamo a, abbiamo detto Francesco, Francesco niente di personale, è un esercizio retorico, cosa sta pensando Francesco? Al pranzo anche lui, al pranzo anche lui. Adesso, no, va bene, a quest'ora cosa volete pensare? È una domanda futile la mia. Adesso io però vi potrei dire, no, non voglio che voi mi diciate a che cosa si riferiscono i vostri pensieri. Io voglio che mi parlate dei vostri pensieri in quanto tali. Non del contenuto dei vostri pensieri, ma dei vostri pensieri. E voi mi direte, ma è una domanda senza senso, è una domanda stupida, perché io non ti posso parlare dei miei pensieri se non parlandoti di ciò cui i miei pensieri si riferiscono, del contenuto dei miei pensieri. Ma allora uno potrebbe chiedersi, ma i pensieri allora esistono? Così come vi posso far vedere qualcosa sullo specchio senza farvi vedere ciò che si riflette nello specchio, no. L'unico modo che io ho di farvi vedere uno specchio è farvi vedere quello che si riflette nello specchio. Se voi dovete disegnare uno specchio, supponiamo che voi fate i pittori, dovete dipingere uno specchio. Come fate? Voi non fate nient'altro che dipingere un altro pezzo della stanza in maniera tale che sia ovvio che quel pezzo lì non è lì, ma è la riproduzione di un altro punto della stanza. Capite? Voi potete disegnare e fare vedere uno specchio d'acqua come voi riproducete il paesaggio che sta sopra testa in giù e guardandolo voi dite, ah beh, ha disegnato uno specchio d'acqua. Uno specchio d'acqua. In effetti lo specchio, e questo è interessante, è invisibile. Lo specchio è l'unico oggetto invisibile. Perché voi non potete mai vederlo, voi non vedete mai lo specchio, voi vedete sempre che cosa si riflette nello specchio. Esattamente come i vostri pensieri sono invisibili, voi non vedete mai i vostri pensieri, voi fate sempre esperienza di ciò a cui i vostri pensieri fanno riferimento. E in maniera analoga questo è il motivo per cui le immagini sono invisibili. Perché voi non vedete mai le immagini in quanto immagini, voi vedete sempre le immagini in quanto riproducono un'altra cosa, il potere dell'immagine. Allora David Friedberg fa due esempi, il sacro e il profano, sono messo dietro l'autorità di David Friedberg, se no pensate male, quello sacro è quello, il potere delle immagini sacre, e dice le persone di fronte a un'immagine sacra, un crocifisso, una rappresentazione del Buddha, una pala d'altare con una deposizione eccetera, si sentono in difficoltà di fare certe cose, ma anche, scusatemi, anche in senso personale. Per esempio, voi prendete una fotografia, voi non avete figli, io ho già dei figli, quindi cioè, di vostro figlio, o di una persona che avete molto cara, avrete detto vostro fidanzato, fidanzata, però poi non si sa mai i rapporti quali sono, e scrivete dietro questa immagine, questa persona deve morire male, o qualcosa di brutto. Si fa un po' sì, si può fare, ecco, poi se uno è un filosofo lo fa perché è un filosofo, però una persona normale sente, capite?
non lo fa, o di voi stessi, ecco, una persona a cui volete molto bene, voi stessi, e scrivete, questa persona finirà malissimo, morirà in maniera orribile. Voi capite, cominciate a fare tutta una serie di gesti apotropaici e siete persone razionali, quello è un pezzo di carta, un foglio, e voi ci scrivete dietro con l'inchiostro cosa succederà, niente, dai, cioè, ma chi è che ci crede? Però le persone, cioè se si fa l'esperimento fatto bene eccetera, prendo voi, siete persone razionali del 2020 eccetera, vi do le vostre facce, vi dico scrivete questa cosa, misuro le vostre reazioni cutanee, conduttanza, batto cardiaco e tutto, e vedo che vi dà fastidio farlo, anche se mi dite no no no, io sono una persona razionale, non sono superstiziosa, lo faccio. No, perché quando voi guardate quell'immagine lì, voi vedete voi stessi, non vedete il pezzo di carta, voi vedete voi stessi. L'altro esempio, sempre più da David Friedberg, è chiaro, è la pornografia. Noi davanti alla pornografia proviamo delle reazioni evidenti, adesso meno, perché dopo 20 anni di internet ormai siamo assuefatti, però quando Goya aveva fatto la Maya desnuda, la tenevano nascosta con un velo sopra, perché era un'immagine che causava, oggi la Maya desnuda non smuove più neanche un arcivescovo, capite? Però all'epoca era considerata un'immagine che aveva un contenuto erotico talmente forte da dover i suoi proprietari che la tenevano coperta con un panno, perché già solo vederla poi succedevano delle cose, quindi era una cosa. Allora, questo per dire che cosa? Per dire che noi non vediamo delle immagini, noi vediamo il contenuto delle immagini. Le immagini sono invisibili, cioè l'oggetto che è lì è trasparente, non è opaco, è trasparente. E allora per questo motivo lo specchio, il pensiero, riflette, e le figure in realtà hanno senso soltanto in combinazione con l'essere umano, col soggetto. E allora a questo punto, per parlare di immagini, bisogna parlare di come noi entriamo in rapporto con la realtà. Allora, il quadro da cui eravamo partiti, ho dovuto fare un po' di deviazioni, è il quadro che appunto di Magritte, degli anni 50, La condizione umana. Ce ne sono varie versioni di questo quadro da parte di Magritte. Gli piaceva proprio, gli sembrava che catturasse la sua idea di persona umana. E quest'idea è l'idea, è una condizione umana tragica, nel senso proprio della tragedia. Cioè, il senso della tragedia è che il disastro è necessario. Capite? Il disastro di Amleto non è qualcosa, non è una disgrazia. Qual è la differenza tra la tragedia e la disgrazia? Che la disgrazia è una cosa che ti va male, ma poteva anche andarti bene. Vai fuori di casa, ti cade un vaso sulla testa e è morto. Vabbè, quella non è una tragedia. Sì, possiamo dire una tragedia. Però in senso proprio una disgrazia, un accidente. Se non usciva non gli succedeva niente. Invece Amleto è portato alla rovina dalle sue stesse virtù, e anche lui lì c'è un problema di identità che esprime col famosissimo, vi ricordate, essere o non essere, che è esattamente la cosa di cui discutiamo qua, e cioè essere o non essere, e lì per Amleto è una scelta, il suo problema anzi è se può essere una scelta, quindi se l'immaginario può tradursi nella realtà. E se questo atto di traduzione dell'immaginario nella realtà corrisponde al momento in cui noi portiamo ad essere noi stessi. Proprio perché portiamo ad essere qualche cosa che non c'è ancora, perché se ci fosse già stato, non sarebbe stato noi. Cioè la nostra identità viene creata proprio nel momento in cui noi ne siamo gli autori. In Amleto questo tema del realizzare del possibile o del negare dell'esistente è cruciale, ed è il tema anche nostro, ed è il motivo per cui tutto sommato non mi è dispiaciuto nella prima parte della nostra lezione avere ricamato un po' sul discorso dell'identità di genere, cioè sulla realizzazione della nostra identità. Noi ci realizziamo quando siamo qualche cosa come esito di una nostra scelta, cioè quando noi ci solleviamo come il barone di Munchausen da soli, ci solleviamo come, cioè una famosa, voi sapete il barone di Munchausen, questo personaggio del 1700 che raccontava delle cose fantasmagoriche. A un certo punto lui, per uscire dalle sabbie mobili, cosa fa? Dice: io mi
tiro via i lacci delle scarpe o qualche altro pezzo del suo vestito, adesso non mi ricordo qual era, lo costruisco, lo metto sopra di qua, poi lo taglio, poi ci aggiungo un altro pezzo, poi mi arrampico, poi ci attacco un altro, è impossibile tirarsi su da soli. Però lui si inventa questa storia completamente assurda, che però un pochettino sta alla base della nostra esistenza, che nella prima parte della sua vita hanno portato Napoleone in alto, che poi l'hanno portato alla sua parabola discendente. Non sarebbe potuto essere Napoleone che accettava di sfidare le tre potenze riunite a Waterloo se non fosse stato il Napoleone che accettava la sfida di Marengo e che sconfiggeva gli eserciti con l'armata degli straccioni. Cioè le stesse virtù che portano una persona alla vittoria sono quelle che poi lo portano alla sconfitta. Allora qua che cosa fa? Diciamolo molto rapidamente. Qui Magritte ci presenta questo modello. Questo si chiama la condizione umana, cioè è una stanza dentro cui aperta al mondo con una finestra. Davanti a questa finestra però c'è che cosa? Un quadro su un cavalletto che si vede appena accennato, e su questo quadro si vede dipinto probabilmente quello che c'è di là. Perché dico probabilmente? Perché proprio per il fatto che abbiamo un dipinto davanti, noi non siamo proprio sicuri al 100% che di là ci sia questo bel paesaggio bucolico. Magari nel frattempo l'hanno sostituito con un parcheggio, magari nel frattempo ci hanno costruito un McDonald's e io ci ho messo il quadro proprio per non vedere il McDonald's. Io vado sempre dal McDonald's, quindi non ho cattive opinioni sul McDonald's. E che cos'è? E questo quadro in realtà è un'allegoria. È un'allegoria di che cosa? Di tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Il mondo è fuori e noi siamo dentro. Questo suona quasi come Vasco Rossi. Tra noi e il mondo c'è una finestra che è aperta sul mondo, che rappresenta i sensi. E ancora oggi, dov'è? Vediamo se lo trovo. È l'occhio di Anicet. Oh, perché è sparito? Eccolo qua. È l'occhio di Anicet. Soltanto che non è la finestra rotonda come quella degli Hobbit,